è il rapporto del cristiano vero, serio, che ama il Signore con il denaro? Vedete, in questi tempi, ormai da un bel pezzo, c'è una predicazione pauperistica che fa veramente venire il voltastomaco. Sembra quasi che se uno sia povero, allora è buono. Se uno è ricco, è cattivo. Singolare poi che quelli che fanno questo tipo di predicazione magari hanno dei conti milionari, anche se sono preti, vescovi o cardinali, e sono sempre a chiedere e mai a dare. Non per niente la prima polemica contro il clero l'ha fatta Gesù. Quando Gesù racconta la parabola del buon samaritano, chi è che non si ferma, guarda e tira dritto e si guarda bene dall'occuparsi del samaritano ferito, dell'uomo ferito e morente a causa dei briganti? Un samaritano, non il levita, non il sacerdote. Quelli tirano dritto, sono molto impegnati nelle loro cose di religione. Allora, qual è il rapporto del cristiano con il denaro? Molto semplice, il denaro bisogna guadagnarlo, perché non si vive di aria, tranne qualche santa che ha dimostrato che si può vivere solamente di Eucaristia, ma non sono cose che noi dobbiamo imitare. Noi certamente dobbiamo vivere solo di Dio, ma poi quando si va in tavola il buon Dio è così generoso che ci fa mangiare anche pane e companatico. Come si ottiene pane e companatico? Lavorando, e nel proprio lavoro bisogna guadagnare denaro, e bisogna guadagnarne di più piuttosto che guadagnarne di meno, anche perché non sta scritto da nessuna parte che la povertà sia una virtù, anzi, tendenzialmente la miseria porta anche della peccati, una vita abbrutita che non va bene. Vero anche che anche gli straricchi vivono una vita abbrutita, ma con una bella patina che non fa vedere tutto l'orrore che c'è dietro. Ma nel nostro lavoro dobbiamo guadagnare denaro, e guadagnarne di più, perché non solamente dobbiamo provvedere a noi stessi, alla nostra famiglia e a chi dipende da noi, ma possiamo anche fare del bene. Perché per fare del bene al prossimo, come si fa? Il denaro è un buon strumento. Se non hai denaro da dare, come fai a distribuirlo? Come si fa a distribuire il benessere se non c'è chi produce il benessere? E quindi il benessere non è una cosa negativa, ma è una cosa positiva, tant'è vero che il Signore ha detto crescete e moltiplicatevi, e ci ha dato l'intelligenza, c'è tutta una serie di vocazioni nella Sacra Scrittura, già fin nel Levitico, nell'Esodo, il Signore chiama chi a fare l'artista, chi a fare il costruttore, e questo per costruire meglio il regno di Dio, che è un regno fatto di cose umane anche, cose belle, arte, bellezza. Non bisogna vivere nello squallore, nella bruttezza, perché Dio ci ha chiamati alla bellezza, alla meraviglia. Noi siamo figli di Dio, non siamo figli di cani. E quindi il rapporto col denaro? Produrne, usarne bene, essere generosi, perché ricordate che quando noi siamo generosi con il Signore è generoso con noi.